Fai qui 5 euro lì. Oh, 5 euro di lì levali però. Allora, abbiamo voluto cominciare con queste belle immagini da bordo campo dell'ufficio comunicazione dell'Arezzo, girate appunto nell'immediatezza del fischio finale di Piacenza. Buonasera dal caffè Amaranto di via Trento Trieste, nuova puntata di A Tutto Campo. E allora chi ci segue con mister Luca Magnanenzi già sapeva tutto, buonasera. Nel senso che la settimana scorsa io ti avevo lasciato un po' perplesso, ma non perché pensavo che l'Arezzo non potesse vincere, certamente, però ti ho visto talmente sicuro nel dire l'Arezzo Piacenza si riprenderà quello che ha perso con la Carrarese. Effettivamente è stata una partita in cui l'Arezzo ha dato molta sicurezza, a parte il risultato. Sì, no, non so, un fenomeno, intendiamoci bene, però da allenatore si percepisce quello che l'Arezzo dà in campo, no? Talmente una sicurezza di squadra, una forza di squadra. E considerando quello che aveva fatto il Piacenza Pistoia, ho fatto 1+1, poi dopo logicamente ci si può prendere come no, però la sensazione che avevo era proprio quella che noi andassimo a Piacenza col gioco che facciamo a fargli male, e così è stato. Ecco, una gara che nel primo tempo l'Arezzo ha saputo superare qualche momento in cui il Piacenza, diciamo, ha tirato più verso la porta, soprattutto con Romero. Però alla fine la manovra, comunque l'Arezzo ha sempre dato la sensazione, no, di non farsi dominare dal punto di vista del gioco. Se analizziamo sempre le partite che ha fatto l'Arezzo, le squadre avversarie vivono di spunti, dei singoli, non di gioco corale come facciamo noi. E questa è proprio la differenza dell'Arezzo quest'anno rispetto a tanti anni fa. La squadra che gioca, la squadra che propone, è una squadra che fa del bel gioco, le occasioni. E poi riesce ad avere finalizzatori, quando uno, quando l'altro, che riescono a portare i punti a casa. Non a caso segnano difensori, segnano centrocampisti, segnano gli attaccanti, segna chi entra alla panchina, quindi questo vuol dire che è una squadra che ha dei dettami ben precisi. Una Arezzo che tra l'altro era privo ed è privo di Cutolo, di Belloni, insomma giocatori non proprio i secondi arrivati. Hai detto niente, perché noi giochiamo con Serrotti trequartista, che se ne voglia dire. Secondo me gioca molto meglio da interno di centrocampo, da braccio di centrocampo, che dir si voglia. E logicamente un giocatore come Belloni, che ha nelle sue corde anche le conclusioni da fuori, insomma manca Cutolo stesso. Quindi chi ieri è entrato ha preso subito la munizione, però ha fatto vedere che pasta è fatto, quindi avanti così. E poi Zinia è entrato, ha recuperato la palla dalla quale è nato il gol di Sala, è stato chiesto ad Alcantara se ieri ha fatto dei cambi che non aveva fatto, no, contro la Carrarese, e evidentemente c'era un motivo, no? Allora Zini è entrato con la Carrarese non benissimo perché non aveva fatto riscaldamento, ieri è entrato, aveva fatto riscaldamento, è entrato molto bene. Ad Alcantara cosa gli rimproveri? Rimproveri niente, perché lui ha la squadra in mano tutta la settimana e sa scegliere in base a chi sta bene, chi si allena bene, a chi non ha avuto problematiche durante tutto l'arco degli allenamenti. Come disse al Presidente, noi siamo una squadra forte e l'abbiamo dimostrato, e i ragazzi non hanno avuto ripercussioni sul 2-2 finale di Carrara, come la Carrarese. Sì, quasi è stata, cioè il gruppo si è ulteriormente compattato.
fatta. Assolutamente sì, succede questo, poi nello spogliatoio, no, arrivare a fare il risultato massimo consapevoli che il massimo lo potevamo fare anche prima, quindi d'ora in avanti sono convinto che saranno tutte partite col coltello fra denti, le lotteremo fino all'ultimo con molta forza. C'è da dire che il Piacenza era capolista prima di questa partita, è vero che ha due partite in meno rispetto all'Arezzo, che non saranno semplici perché sono ovviamente quelle squadre che si dice che, come la Provercelli, che possano chiaramente stare stabilmente nell'alta classifica, e quindi insomma è stata una prova di forza perché l'Arezzo ha perso una sola partita, sempre quella che abbiamo ricordato anche nella dinamica con la Juventus Under 23, non è stata surclassata da nessuno anche nelle partite che sono finite in pareggio, esatto. E quindi sono tutti i dati che messi insieme a questo punto non è che dico che i giocatori lo sentiremo dicono i conti si fanno a maggio, però i conti si fanno anche a novembre, perché quando le cose vanno bene e sono costruite in un certo modo si vede. Diciamo che si fa una prima valutazione del trimestre, no? Ok, si fa la prima valutazione, si vede a che punto siamo, cosa abbiamo fatto, dobbiamo migliorare, cosa abbiamo fatto di buono. E vediamo che l'Arezzo, come hai detto te, nessuno l'ha messa sotto. Ma perché? Perché propone gioco, fa gioco, a differenza di altre squadre che gioco lo fanno a sprazzi. Ieri la Carrarese ha dato 4 pere al Pisa, sciorinando una prestazione di tutto punto per le immagini che si è visto. Poteva finire anche più ampiamente. E la Carrarese non è che faccia un gioco così straordinario, fa un buon gioco, ma non come lo fa l'Arezzo. L'Arezzo gioca, impone il gioco, impone il palleggio. In questa categoria non ho visto squadre che impongono palleggio, ecco perché non ci mette sotto nessuno. Poi sono quelle squadre dove magari non c'è il grande goleador, perché adesso con il gol di Brunori ha raggiunto Buglio a quota, sì, a quota 4, non c'è, diciamo, il grande bomber che magari ti farà 20 reti, però le squadre forti anche tradizionalmente sono quelle che mandano in gol diversi giocatori, esatto. Quindi ieri ha fatto gol Sala, il suo secondo gol in campionato, perché poi quel gol è stato fondamentale, il primo di sì. Chi segue i campionati di primavera, come mi piace seguire, Sala l'anno scorso all'Inter faceva tante sgruppate nella fascia, ma non solo lui, ci sono tanti giocatori in primavera che potrebbero stare tranquillamente in Lega Pro. Però detto questo, come hai detto te, chi ha una squadra che riesce a segnare con più interpreti, è evidente che dietro c'è una filosofia, una costruzione di gioco, una situazione che viene creata da tanti movimenti, quindi non dà neanche riferimento alle squadre avversarie su chi prendere o chi non prendere, perché c'è un bomber unico come l'anno scorso Moscardelli, prendevano lui e giù si lavori. Quest'anno c'è inserimenti senza palla, ci sono situazioni con gli 1-2, palla lunga, palla corta, la squadra sa giocare al calcio, questa squadra gioca a calcio, questa è la squadra che secondo me farebbe già bene in Serie B. Ora mi sono sbilanciato, però a vedere il gioco sì, a gioco sì. Sì, è una squadra che, come hanno detto anche alcuni addetti ai lavori esterni, è raro vedere in C, no? Poi non sappiamo se potrà durare a questi livelli, poi sì, la stagione è lunga. Sì, assolutamente sì, perché ormai questi hanno la spregiudicatezza dei giovani, quindi anche l'incoscienza e la capacità, fra virgolette, dei più vecchi di gestire certe situazioni. Però ti ripeto, la tecnica, la classe, se ce l'hai, ce l'hai, se non ce l'hai, non è che te l'ambetti. L'Arezzo è una squadra costruita bene. Merito a chi l'ha costruita. Certo, Pieroni sa di calcio più di tanti, quindi lasciamolo lavorare, anzi lasciamoli tutti lavorare, perché se c'è bisogno di qualcosa probabilmente Pieroni con Testini sapranno già da che parte farsi, e porteranno dentro una persona che sarà adatta sicuramente allo spogliatoio, che sarà adatta al progetto Arezzo. Anche perché insomma, è una classifica anche con l'incertezza promozioni, che potrebbero anche essere 7, quindi è un'occasione anche tramite playoff da sfruttare, no? Sì, ma anche perché poi vedi che anche ieri l'Entella stesso ha segnato il passo, no? Perdendo a Siena. Quindi questo è un campionato che sicuramente la qualità farà la differenza, l'Arezzo qualità ne ha, anche nei componenti che in questo momento hanno giocato meno. Cioè domenica alle 14.30, adesso si torna degli orari un po' più tradizionali, le prossime tre partite dell'Arezzo in casa saranno alle 14.30, primo avversario la Pro Patria, è una squadra che ha vinto fuori una sola volta, come tipologia di partita sarà più dura magari di quelle con Carrarese. Molto dura perché troverà una squadra molto chiusa che farà solamente ripartenze, giocheranno molto, molto coperti, dovremo essere bravi a muovere la palla in maniera rapida. E se sblocchi velocemente il risultato, allora probabilmente diventerà, non dico più facile, ma sicuramente più semplice. Potrebbe essere ripetersi tipo la gara con il Cuneo? Direi di sì.
Direi di sì, perché loro chiudono molto bene tutti gli spazi in fase difensiva davanti. Davanti, diciamo, sono così un po' approssimativi, però come ripeto, le squadre che hanno meno qualità giocano sulle palle native e lì bisognerà stare molto attenti. Certo, le noci che ancora gioca, e pare anche ieri nel pareggio con la Lucchese ha fatto vedere, insomma, delle buone cose. Sì, le noci è un giocatore un po' datato, però sono sempre giocatori pericolosi, però ricordiamoci che l'Arezzo è una squadra talmente forte, a mio avviso, che non ha paura di nessuno, non ha problemi con nessuno, bisognerà sempre avere l'antenna ben attenta, ben alta, perché minima distrazione in queste categorie ti fanno male questi giocatori qua. Grazie a mister Luca Magnanensi, tra poco sarà con noi il vicepresidente dell'Arezzo Massimo Anselmi, a tra pochissimo. Bentornati al Caffè Amaranto insieme al vicepresidente dell'Arezzo Massimo Anselmi, benvenuto. Benvenuti a voi. Oggi è una giornata bella, no? Perché a Piacenza si è respirata un'aria positiva, no? Oltre che per la partita, sa di impresa questo risultato. Sì, un bel risultato, che premia veramente questo duro lavoro e una settimana particolare, appunto, quindi devo dire sono molto soddisfatto. Qualcuno ha detto, no, l'Arezzo si è ripreso i punti, no, che aveva lasciato tipo con la Carrarese, si temeva anche la Cava aveva detto no, si temo il contraccolpo psicologico perché due pareggi al 90esimo, sono ragazzi giovani, invece hanno confermato di essere una squadra forte. Assolutamente, io in questa settimana ho avuto modo di vedere, insomma, anche nel campo, gli allenamenti, e una situazione invece molto positiva e la conferma, insomma, lo dimostra il risultato di ieri. Anche perché è un Piacenza che era capolista, quindi non stiamo parlando di una formazione, no, secondaria. È vero che ha due partite in meno rispetto all'Arezzo, però in questo momento era la squadra che aveva fatto meglio. Sì, sì, sapevamo che era una partita difficile, come lo è stata, non è stato così semplice, però devo dire dopo un primo tempo particolare, un secondo tempo con delle occasioni a nostro favore ben firmate dai nostri giocatori. Ecco, i giocatori che dopo li sentiremo dicono no, non, i conti si fanno non adesso, si fanno a maggio, però l'appetito viene mangiando. E è una squadra questa che si diceva partita per la salvezza, era questo il vostro obiettivo iniziale? L'obiettivo iniziale non era facile da calcolare perché effettivamente è una squadra molto giovane, i ritiri già dimostravano che c'erano grandi potenziali, ma il mister ha fatto un lavoro enorme perché in così breve tempo è riuscito a catalizzare diversi dei giocatori che oggi dimostrano, insomma, di fare la differenza, e questo non è semplice, non è facile, questa alchimia parlando con il mister non è così scontata. Sicuramente un duro lavoro nella fase iniziale, nella selezione dei giocatori che potevano fare al caso nostro, quindi giovani sì, ma che avevano dei potenziali, e in questo posso dire che spesso ci siamo incontrati. Emiliano Testini aveva le idee chiare su quali giocatori potevano avere questo potenziale, poi sappiamo come il mister è riuscito in così breve tempo a far maturare le qualità di questi calciatori che oggi formano una rosa molto competitiva. Ecco, Emiliano Testini, che il pubblico è legato come, non solo come giocatore, perché era un giocatore che faceva divertire, aveva quei colpi, no, di fantasia, e quindi già c'era un bel ricordo, e soprattutto adesso lo stiamo scoprendo come grande dirigente, come grande direttore sportivo. Sì, lui è una persona anche umile, quindi non sempre racconta tutto lo sforzo che ha messo in campo per costruire questa realtà. È uno sforzo che adesso si comincia a percepire, perché questi risultati sì, inizialmente potevano essere dettati da una casualità, ma invece oggi possiamo dire che ci possono far iniziare a sognare per un obiettivo diverso. Poi il calcio è veramente come la vita, no? Si passa da un estremo all'altro, perché qualche mese fa abbiamo rischiato di scomparire di nuovo, e qualche mese dopo ci si ritrova con una società sana, con una squadra che fa divertire, che gioca un bel calcio in testa alla classifica, cioè sono due opposti. No? Sì, sì, noi abbiamo ricordato molte volte questa dura impresa, un'impresa che parte non solo dal fallimento, perché quello non ci appartiene, non era responsabilità ovviamente nostra, noi siamo intervenuti per dare continuità a questo calcio, grazie all'esercizio provvisorio, già questo tecnicamente era complicato da ottenere, lo abbiamo ottenuto, quindi siamo riusciti a salvare il titolo sportivo, e solo da maggio possiamo dire che
abbiamo costruito la società e solo il 29 giugno abbiamo ottenuto definitivamente la matricola, quindi il nostro numero da Nuco, da società nuova, e da lì siamo partiti gli acquisti, quindi c'era anche veramente poco tempo per determinare e definire i giocatori che ci avrebbero poi fatto sognare come ci stanno facendo sognare in questo momento. E questo insomma da merito ulteriore, no? A chi li ha portati, perché non ha sbagliato, poteva essere anche facile, no? Magari non azzeccare qualche scelta. Sì, il mister aveva anche lui tutta una serie di ipotesi perché conosceva tanti di questi giocatori, quindi questo lavoro fatto in completa sintonia è riuscito molto bene. Abbiamo un mese che sicuramente sarà un altro piccolo tour de force, però con diciamo buone probabilità l'Arezzo sarà, quando riaprirà il mercato, comunque in una posizione diciamo in zona promozione, zona playoff, considerato anche la zona playoff è molto allargata. I tifosi si chiedono, la società ha pensato se fossimo davvero in queste posizioni, no? A cercare a quel punto di sfruttare l'onda positiva, visto che potrebbero profilarsi addirittura 7 promozioni alla fine. Allora sì, la classifica è sempre opportuno guardarla alla fine, come è stato dichiarato anche nelle interviste proprio ieri. Però è ovvio che a gennaio si possono fare delle considerazioni che sono, tra l'altro questo gennaio sono diverse rispetto agli anni precedenti, perché abbiamo delle situazioni straordinarie. È stato dichiarato appunto che ci possono essere più squadre che vengono qualificate per la categoria superiore, si parla di 5-7 squadre, e questo ci permette sicuramente di fare delle considerazioni diverse, considerazioni che possiamo fare appunto a gennaio con il mercato che si riapre. Tra l'altro quello che, il complimento forse più bello è quello anche da, che so, da allenatori esterni, no? Che, ma anche da chi segue un po' il calcio, che dice che è raro vedere giocare, no? In Serie C in questo modo, perché poi l'Arezzo ha affrontato, manca l'Entella, poi ha affrontato comunque le squadre più forti e nessuno è stato surclassato, anzi ha spesso comandato il gioco. È vero, è un gioco che piace e poi dobbiamo tenere in considerazione anche un'altra situazione, piace e può migliorare ancora, perché stiamo parlando di giovani che ci permettono anche di avere una classifica, una graduatoria, mettiamola così, è un dato che probabilmente non tutti conoscono. Noi siamo al 13°, 14° posto dei minutaggi di tutta la Lega Pro, quindi circa 60 squadre, noi siamo al 15° posto di minutaggi, quindi stiamo parlando di giovani che quindi fanno ottenere anche dei risultati economici alla società. Poi anche quello va tenuto in conto, no? Esatto, quindi ad esempio ieri il Piacenza erano over, molti over e pochi under, invece noi giochiamo sempre con 4, 5, 6 giovani e questo determina sicuramente un altro elemento sia in termini economici ma anche di potenziale, quindi i nostri giovani possono ancora dare molto. È stata una partita difficile dove il primo tempo loro ogni volta che sono ripartiti hanno creato situazioni pericolose per poter far gol. L'avevo detto ieri che era la loro caratteristica migliore, 2 giorni fa che era la loro caratteristica migliore, perché sanno di essere solidi, infatti il primo tempo non abbiamo quasi mai tirato in porta, anche se secondo me abbiamo condotto noi per tipologia la partita e loro nelle ripartenze hanno tentato di farci male, però lo sapevo che la partita poteva prendere questo canovaccio qua, quindi non ero stupito. Il secondo tempo siamo stati bravi nel rubare 2 palloni e nel concretizzare quello che abbiamo prodotto, però non siamo neanche mai andati in affanno. Ecco. No, con i ragazzi abbiamo parlato tutta la settimana, oggi compreso prima della gara, di questi aspetti qua, perché sembra che quelle dichiarazioni che ho fatto domenica scorsa abbia fatto scoppiare una guerra nucleare, invece guerre nucleari dentro il mio spogliatoio non ce ne sono assolutamente. Dobbiamo stare un pochettino tranquilli e non farci prendere da manie di grandezza che oggi nuocerebbero e basta. Noi facciamo sempre quello che dobbiamo fare, alle volte ci riesce, alle volte non ci riesce, quando non ci riesce sono qua io per i miei giocatori, però con loro non c'è mai stato nessun tipo di problema. Oltretutto, se c'è dei problemi su una squadra che in 13 partite ne ha persa una, era un problema se per sbaglio ne perdevo 3 consecutive, grosso pure, però va bene così. Ho fatto 2 cambi perché c'era necessità dal punto di vista fisico, visto che qualche giocatore era imperfetto, uno ha accennato i crampi, solo per quel motivo là.
non abbiamo giocatori pesanti in questo momento qua, soprattutto dal punto di vista offensivo. Sono contento che Andrea è entrato e comunque è stato determinante nell'esito del risultato finale, perché i ragazzi hanno bisogno anche di vedere gratificato quello che fanno, perché sennò non percepiscono quello che è giusto e quello che è sbagliato. Quindi sono contento. È chiaro che recuperare velocemente Nello e Belloni ci potrebbe dare un vantaggio enorme, perché se la Carrarese si può permettere di sostituire Coralli, Tavano, Caccavallo e Valente con Piscopo, Biasci, Maccarone, allora insomma, è normale che ci abbia dei vantaggi, però sono contento così dei giocatori che ho, e tutti quelli che abbiamo preso li abbiamo voluti per fare un certo tipo di programma. Oggi ci troviamo in un altro tipo di realtà e la cavalchiamo finché possiamo. Mi spiace perché uno dei nostri medici ha avuto un lutto, gli siamo vicini per quel che è possibile, speriamo che la vittoria abbia regalato comunque un momento di gioia in un giorno che non è di quelli da ricordare per lui. Bentornati al Caffè Amaranto insieme al vicepresidente dell'Arezzo Massimo Anselmi. C'è stata la visita del nuovo presidente della Lega Ghirelli, che è venuto a vedere Arezzo Carrarese il posticipo. La sua figura l'avevamo già conosciuta nei momenti di crisi, perché era venuto qua anche per evitare un secondo caso Modena lo scorso anno, perché un altro caso del genere avrebbe probabilmente stroncato la Lega. Che ne pensi di questo nuovo corso? Se ti piace, se c'è speranza per questa serie, che ci auguriamo anche di non ridisputare, però nel caso fossimo ancora qui, hai speranza che ci sia una riforma? Sì, lui parlava di riforme molto interessanti che possono aiutare non solo la nostra società, ma appunto tutta la Lega Pro. Riforme che permettono degli sgravi fiscali e comunque dei contributi che oggi attualmente non ci sono, e quindi è opportuno che perseguino questo obiettivo. E devo dire che Ghirelli ha dato dei segnali molto positivi anche in termini di temporali brevi, quindi non tutto riusciranno per il prossimo anno, però buona parte dei propositi riusciranno a definirli entro appunto il campionato 19-20. Il tuo livello personale, intanto il calcio prima di questa esperienza, come lo vivevi? Alla TV partite solo importanti, e appassionato sì, come tutti gli sport, però un debole per i motori, quindi Formula 1, MotoGP, quindi lo sport era materia diversa, insomma. Il calcio sì, l'ho seguito, ma ripeto, non così da vicino come in questo caso. Poi seguire il calcio con un ruolo come appunto sto ricoprendo ha un'emozione anche importante da un punto di vista societario, quindi ci sono tante cose importanti da definire. E poi insomma sei un po' l'emblema della retinità, dell'Aretino, dopo diversi anni. L'ultimo presidente in quel caso era stato Piero Mancini, e poi abbiamo avuto Massetti quando l'Arezzo ripartì, e poi una serie di romani che ci hanno portato purtroppo alla situazione che tutti conosciamo. Quindi è anche un ritorno a un passato comunque di aretinità per la società stessa. Sì, ecco, questo non avevo fatto tutte le considerazioni del caso, questo mi ha dato una responsabilità maggiore che appunto sto cercando di portare avanti nel migliore dei modi. Spero che questo si percepisca. Io ho fatto tutti gli sforzi necessari per riportare un parterre di pubblico che non viveva più la tribuna come invece adesso sta ritrovando la passione. Quindi ci sono imprenditori che hanno ritrovato emozioni e comunque in quel pomeriggio, quella sera, trovano argomenti anche divertenti, no? E in più degli sponsor che non vedevamo più nelle nostre maglie, quindi la maglia adesso ha degli sponsor di tutto il rispetto. Perché poi per una società questa è una base, no? È un po' l'isolamento che c'era stato, anche perché giustamente uno sponsor, se non vede le cose fatte per bene, giustamente non è che si va a investire. È vero, c'è stata un credito che comunque hanno fatto gli sponsor principali, perché all'inizio del campionato non ci aspettavamo questo risultato, quindi è comunque un credito, quindi devo ringraziare gli imprenditori che hanno dato fiducia in questa società, in questo calcio, ma io ne ero veramente sicuro, e quindi ho fatto tutto il possibile perché fossero loro ad occupare la maglia. È chiaro che le mie aspettative
sono diverse, perché chiaramente se continuiamo a far così bene, le aspettative sono che altri imprenditori si avvicinano a questo sport, perché può dare a loro visibilità, è una visibilità che può sicuramente dare soddisfazione anche a noi come società. Cosa ti piacerebbe creare, cioè in uno, diciamo, in uno sviluppo a step di questa società, no? Se tu te la immagini tra un anno, al di là della parte sportiva, che ovviamente è importante, no? Ma a livello proprio di costruzione, di progetto, cosa ti piacerebbe? Sì, la parte sportiva è determinante, perché per poi pensare ai progetti occorre anche la parte sportiva che funziona, quindi i risultati sono determinanti. È chiaro che se vogliamo pensare al futuro, e i risultati ci stanno confermando che comunque la squadra c'è, funziona, essendo giovane ci potrà dare tante soddisfazioni non solo quest'anno ma anche nei prossimi a venire. La cosa importante è ridefinire le strutture che appunto hanno veramente bisogno di interventi. Stiamo pensando di aderire ad un bando, ad esempio, che riguarda le caselle, proprio per fare un piano di ristrutturazione importante a breve. E stiamo anche pensando ad uno stadio che va comunque rivisto, rimesso a norma, perché come sappiamo, chi lo vive lo sa e lo percepisce, ha delle lacune importanti che devono essere viste rapidamente. E, diciamo, il sogno di uno stadio nuovo o di intervenire su questo? È presto dirlo, questo effettivamente ha bisogno di interventi importanti, quindi va fatto uno studio di fattibilità che non esclude uno stadio nuovo, però è veramente prematuro, è solo un'ipotesi, un'idea. Sicuramente va rivisitato questo stadio, perché con una squadra vincente come la nostra vogliamo continuare a sognare, e quindi l'obiettivo è quello di salire di categoria, e ovviamente nei tempi che occorreranno, però serve veramente rivedere anche lo stadio. Sentiamo anche Sala e Brunori, i protagonisti della partita di Piacenza. Bellissimo, siamo proprio. Abbiamo lasciato andare le emozioni che tenevamo dentro da qualche settimana a causa gol all'ultimo minuto, appunto, e problemi vari che però non ci avevano assolutamente destabilizzato. Ma sono state più le voci, ma noi eravamo tranquillissimi, abbiamo lavorato bene anche in settimana senza problemi. No, l'ho saltata solo fisicamente, ma ero lì, ero con la squadra, ero collegato sul tablet a vedere la partita, assolutamente. Ho sofferto tanto, no, dico la verità, non è che ho dormito bene la notte, perché sono rimasto proprio arrabbiato, e perché era una partita, appunto, come anche ha detto il mister, o come abbiamo detto anche noi in settimana, già finita, purtroppo. Però succede nel calcio, penso che è inutile starli a recriminare, perché li perdiamo noi, ma se andiamo a vedere a fine anno, io ci posso scommettere quanto volete che li perderà la Provercelli, Lentella, i punti al 90°, li perdono tutti. E ho ritrovato un Arezzo ancora più brillante di come l'avevo lasciato, e penso che oggi si sia visto. E abbiamo fatto una partita, penso, perfetta, per quello che mi riguarda, secondo me non abbiamo sbagliato niente. Siamo difesi con ordine, siamo ripartiti bene soprattutto al secondo tempo, e abbiamo fatto due gol, potevamo farne altri, abbiamo rischiato poco, meglio di così direi che poteva andare, meglio di prima, no, zero, non so proprio cosa dire, zero, nel senso che, come ho già detto, di là la classifica si guarda a maggio, e fare i famosi campioni d'inverno non servono a niente. Se arriviamo primi, secondi o terzi a dicembre non conta niente, conta se arriviamo quarti, quinti o decimi a maggio, niente di più. Sì, sono andato distinto, tempo, anche se magari era distante da me, ma non ce l'hai, quindi ho battezzato il primo palo e è andata bene, sono contento. È un gol importante sicuramente, che in un campo difficile, quindi sì, è un fatto anche in esultanza di liberazione, perché forse in queste due partite precedenti abbiamo perso qualche punto, quindi era proprio un'esultanza di liberazione. Siamo stati bravi a reagire e in questo caso a non rischiare niente, come magari è successo le scorse partite, però ci sta. Siamo a novembre e sicuramente fa piacere, però non pensiamo alla classifica e ci alleniamo durante la settimana al massimo per fare sempre così. Sicuramente penso ogni attaccante inconsciamente ci pensa, quindi ci penso anch'io, però non è una cosa che fissa. Io prima penso a far bene insieme alla squadra. Allora, sono ragazzi anche che sono piacevoli da sentire, no? Perché dobbiamo dire in generale, no? I calciatori non è che siano proprio
solitamente queste, a parte le solite frasi, no, del calcio, che sono sempre quelle, però devo dire che invece in questo gruppo abbiamo notato varie volte ci sono ragazzi intelligenti, cioè che dicono delle cose interessanti da ascoltare. Sì, non solo tecnicamente, ma riescono a dare una lettura molto contestualizzata e molto precisa, quindi sì, è veramente un grande gruppo, a partire dal mister, e voglio sottolineare appunto la grande lettura e la grande definizione dei particolari di Dal Canto, ma anche i nostri giovani sono molto determinati nel rappresentare analiticamente quello che accade. Ecco, proprio di Dal Canto, che rispetto a Pavanel, no, che era uno molto viscerale, che cercava proprio il contatto, no, con il popolo amaranto, lui invece ha un altro tipo di approccio, no, molto anche distaccato, infatti raramente ci sono delle esultanze, comunque è la squadra che va poi a esultare, quindi anche come caratterialmente, no, è diverso rispetto, ed è forse anche giusto così, rispetto al predecessore. Sì, è diverso, però ecco, questo lo rende veramente particolare e determinato, ha le idee molto chiare, sempre ben definito quando rappresenta le cose, e devo dire che i risultati dimostrano come è riuscito a governare molto bene questa squadra, questi giovani. È un grande gruppo, un gruppo importante, composto da oltre 30 giocatori, e tutti felici di collaborare con lui, di allenarsi con lui e di entrare in campo quando ce n'è bisogno. Non ho mai visto nessuno, ecco, con l'espressione negativa, tutti molto positivi, molto disponibili, hanno veramente un senso reverenziale nei confronti del nostro mister. Allora, ci uniamo anche alle condoglianze al medico Bonacci, ma diciamo alle condoglianze di tutta la famiglia di Antonio Bonacci, che è un grandissimo tifoso dell'Arezzo, che era stato spesso ospite anche di questa trasmissione, quindi siamo rimasti tutti profondamente colpiti, no, da questo evento luttuoso. Sì, anch'io mi unisco alle condoglianze che faccio a tutta la famiglia, siamo ovviamente uniti a loro con affetto. Grazie davvero a Massimo Anselmi, vicepresidente dell'Arezzo, ci vediamo la prossima settimana.